regista, produttrice, ma non soltanto, è anche presidente dell'associazione culturale Chuck Village. E qui a Civitavecchia, nell'ambito di queste manifestazioni riservate all'International Tour Film Festival, si propone di presentare un'iniziativa di grande interesse per la nostra città, istituire un museo del cinema dedicato ad Andrei Tarkovsky, e non solo, anche altri nomi di grandi registi che hanno fatto la storia del cinema del Novecento, come Ettore Scola, Blasetti, Mario Monicelli ed altri. Di opere ne ho tantissime, perché sono 50 anni che raccolgo materiale dall'inizio del secolo del Novecento, dalle prime moviole della storia del cinema, proiettori, e manifesti e un sacco di materiale. Poi, dov'è tutto questo materiale? Adesso tutto questo materiale l'ho messo in mostra nel museo che si chiama Alfredo Bini a Montalto di Castro, che mi ha dato questa possibilità al sindaco di Montalto. Ma perché la scelta di preparare, ecco, questo museo del cinema a Civitavecchia, ecco, come mai? Civitavecchia è un paese che mi piace moltissimo, anche perché io sono nata sul mare a Santa Maria di Leuca, registrata a Tricase, per cui ho tante possibilità di andare nel nord, ma non voglio allontanarmi da questa zona. Non è da sottovalutare il fatto che almeno un centinaio di registi hanno scelto questo spazio di Civitavecchia per girare i loro film, ma non solo Civitavecchia, quanto Etruria, ecco l'ultimo Andrei Tarkovsky, non l'ultimo, ne hanno girati altri. Stasera vediamo anche un film che si chiama Manuel, che è stato girato quasi tutto qua a Civitavecchia, ma Tarkovsky ha scelto tutta questa zona per girare il suo film Nostalgia, era innamorato anche lui di questo posto, e Tarkovsky è stato il mio maestro, lo voglio dire, perché mi ha dato tanto, insomma. Una cittadella dedicata al cinema sarebbe l'aspirazione di molti, ecco, lei ha il materiale, bisogna poi trovare naturalmente una sede opportuna. Ma basta solo la sede, perché io ho tutti i materiali, non devono spendere un soldo di materiali perché ho tutto, e penso che è una cosa di prestigio per il paese avere un museo del cinema, anche per tutti i turisti che arrivano, non solo museo, ma fare mostre, organizzazioni, conferenze sul cinema, sulla storia del cinema. Io chiedo soltanto uno spazio, dei muri che possono accogliere tutto questo materiale, che poi resterà sempre qua, per cui chiedo agli amministratori di non sottovalutare questa cosa prima che mi mandano nel nord, che ho tante richieste, devo dire, e mi dispiacerebbe, sto lottando per restare qua, questo, perché amo Civitavecchia.